dentro l'aula dove Giovanni Paolo II, con un po' di fatica, sorreggendosi al bastone, salì però gli scalini che lo portavano al punto più alto, dove normalmente siede il Presidente della Camera dei Deputati. Seguendo con attenzione amica il cammino di questa grande nazione, sono indotto a ritenere che per meglio esprimere le sue doti caratteristiche, essa abbia bisogno di incrementare la sua solidarietà e coesione interna. Un discorso anche dai temi politici molto impegnativi, la sottolineatura per la situazione della denatalità in Italia, le condizioni delle carceri, la sollecitazione ai parlamentari perché guardassero al bene comune e ponessero anche un grande richiamo a quelle che erano le radici cristiane dell'Europa. Vorrei anche in questo nobile consesso rinnovare l'appello che in questi anni ho rivolto ai vari popoli del continente. Europa, all'inizio di un nuovo millennio, apri ancora le tue porte a Cristo. È un discorso che venne costantemente interrotto dagli applausi di tutti i parlamentari, deputati e senatori presenti, destra, centro e sinistra. In quel momento non ci fu più nessuna distinzione.